Dopo un anno di pausa forzata a causa Covid, i grandi padiglioni della Fiera di Clermont-Ferrand sono tornati a popolarsi. Questa è una delle grandi sale in cui abbiamo i produttori di mezzi e servizi tecnici per l'agricoltura e la zootecnia e in totale in questo momento in fiera abbiamo più di 1400 espositori che collocano il Sommet de l'Élevage fra i grandi eventi per il settore primario di Francia. Il Sommet de l'Élevage ha scelto una formula nuova, molte fiere riducono la loro lunghezza, il Sommet invece ha investito e sta allungando i giorni a disposizione dei visitatori. Siamo con Benoît Delalois che coordina i visitatori stranieri e il mercato internazionale. Benoît, c'è un formula nuovo? Effettivamente dopo tante edizioni ci siamo rinnovati sotto due aspetti. Abbiamo una quarta giornata che è una cosa nuova per noi dopo tanti anni con tre giornate, ma vittime del nostro successo avevamo bisogno di un giorno in più per raccogliere più visitatori, più conferenze e più concorsi. Altra novità di quest'anno, il nuovo padiglione di 10.000 metri quadrati per raccogliere i nostri espositori nelle condizioni migliori. Ed è stata una boccata d'ossigeno per l'anniversario della 30ª edizione. Ogni anno il Sommet de l'Élevage sceglie una propria razza, ovviamente francese, da celebrare. Quest'anno è l'anno dell'Aubrac e siamo qui con Monsieur Durand che ci racconta i punti di forza di questa storica razza francese. Oui, bonjour. Excusez-moi pour la voix, j'ai la gorge cassée un peu, mais je vous présente Poker, taureau de 2 ans. Vi presento Poker, toro di 2 anni, quindi un doblon, che concorre qui a Cornon per la sua categoria nel concorso nazionale delle Aubrac. È un toro che pesa 940 kg, ha una buona impostazione, un buon davanti. Noi prediligiamo animali di razza Aubrac non grandi ma con buoni appiombi per poter valorizzare i terreni scoscesi delle montagne del massiccio centrale. Vive al pascolo tutto il giorno, tranne ovviamente in inverno, che rimane in stalla e mangia fieno. In estate è sempre al pascolo. La qualità della carne è molto alta perché sono animali che mangiano erba, quindi la carne è marezzata ed è una carne molto apprezzata. Tout à fait très très bon et c'est une viande qui est très appréciée.